Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video abbiamo sconfitto la capo palestra Gardenia, abbiamo parlato con Camilla che ci ha dato anche la mossa MN Taglio e abbiamo dato un'occhiata alla statua di Evopoli, davvero davvero bella. Oggi invece si prende d'assalto la sede del Team Galassia di Evopoli. Vogliamo i tuoi Pokémon? Bello. Vorrei tanto darveli ma non ho voglia. Bene, il team è quello che vedete a schermo, ovviamente. Anasia è davanti, mi sa che ci prenderà un po' di mazzate. Però la curerò. Ok, sei qui per donare Pokémon? Come? Non sei qui per questo? Allora togliti cortesemente di mezzo. O dobbiamo fare come abbiamo fatto con il proprietario del negozio di bici. Che cosa avete fatto al proprietario del negozio di bici? L'avete per caso ucciso? No, non è possibile. Il Team Galassia non uccide mai le persone. Quello è il Team Rocket. Attenzione però. Stiamo raccogliendo Pokémon per un'impresa strabiliante. Tu non ti devi mischiare. Mi dispiace tesoro, nel Team Galassia non si accettano bambini. Beh, ci perdete voi. Poi bambino, 12 anni nel gioco. Abbiamo la regina dei Saiyan e il dio dei mari finlandese, quindi penso che faremo un bel po' di botte. Ci prenderete molti schiaffi in faccia. Bolla raggio e colpisce Zubat. Se lo manda KO è un gran traguardo. Perfetto, ottimo così. Zubatto, ci vediamo mai più. Nelle grotte forse, ma chissà. Con il repellente. Vediamo un po', vuole imparare foglie lama? Fogliame fisica e foglie lama, però non ha il 100% di... Ok, diamo azione, vai. Non è che avessi dubbi su quale levare, a dire il vero. Foglie lama al 13, buono. Un po' come Bulbasaur che impara frustata al 12, mi pare. Sul rosso fuoco e verde foglia. Bruciapelo sicuramente, quindi non so chi vuole. Aspetta. Facciamo graffio per evitare sorpresacce. Ok. Bruciapelo su Anasia, bene. Ottimo. Bruciapelo sì, ha priority e ti fa tentennare Pokémon colpito al 100%, quindi fatta apposta. Si usava tantissimo in metagame su Diamante e Perla per rompere Focalnastro. Ok, adesso tentenna. Oh, piccolo Barnpool, vuole attaccarmi. Graffio e facciamo... Bah, beccata tanto per... Tanto non c'è nessuno. Ok, aspettiamo che manda l'altro. Ah, però manda l'altro... Fatto graffio. Non c'è. Ah, aspetta. Ah, è vero. Non c'è bersaglio. Anche questo succedeva, sì. Cioè, non nelle vecchie. Nel vero Diamante e Perla, mi pare che aspettasse prima di colpire. Ottimo, e anche questa è fatta. Molto, molto semplice. Oh, Anasia 16 si evolve. E Nugu a livello 14. Vux al 21, buono, tranne Haki che non sale. Va bene, va bene. Ero io a non dovermi mischiare. Ma tesoro, tu sei troppo giovane. Ma stai zitta, per favore, sarai una scolaretta anche tu. Oh, Anasia si sta evolvendo. Anasia si è evoluta in Monferno. Leggiamo un po' i dati. Pokémon briccone. Intensifica la fiamma sulla coda per apparire più grande e intimorire così i nemici che lo attaccano. Ancora sfuriate. None! Pugno rapido, sì, vai. Al posto di graffio. Bene, possiamo proseguire ora? Ciao, Ah, tu che fai qui? Giochi a Pokémon? Il Team Galassia sta cercando nuove fonti energetiche per il futuro. Tu? Ah, ok, questo vuole attaccarmi e basta. Però intanto torno a guardare lo schermo, stavo leggendo le notifiche di Facebook. Ci sono ancora Facebook? Ma lotte molto semplici per Anasia. Questo, col culetto rosso, perché... ragazzi... è un macaco. Poi ora che è a Monferno, tira certe sberle che levatevi proprio Pokémon come Zubat. Oppure no, resistete, cioè fate come vi pare. Per cos'è che stavo lottando? Perché non ti facevo leggere le notifiche di Facebook?
Che c'è di male nel rubare Pokémon agli altri allenatori? Ti sei mai fatto in un giro nell'erba alta in una foresta? Quei cosi non sono... Quei cosi! Savage! Vediamo quanto vale questo Pokémon, l'ha sgraffignato un allenatore. Cleptomani. Siete dei cleptomani, avete una malattia, curatevi. Siete peggio del Team Rocket, cattivi. Vabbè, il Team Rocket era la mafia alla fine. Poteva fare anche cose buone. Se voleva, ma non voleva. Andavano a riscuotere i soldi del Pacinco fuori da Azzurropoli. Col casino. Wall 15, ci siamo. Finito anche tu? Già uno solo? Ma che roba è? Che ne so, tu l'hai detto, hai rubato, Pokémon rubato, yeah! Che Pokémon deboluccio, vabbè, senti, tu invece qui che fai? Stiamo conducendo delle ricerche su nuove fonti energetiche, vogliamo sfruttare la forza misteriosa dei Pokémon e trasformarla in energia. Vabbè, tanto questo gioco è programmato con Unity, quindi non è che ci voglia più di tanto a moddarlo, Oi oi! Wow, grazie! Ma che gentile, sei venuto a consegnarci di persona i tuoi Pokémon. Però tesoro, se mi fai danno in battaglia, dopo non sono... Ma questi sono delle cocce bacate, non lo capiscono. Sei ancora in tempo per fare fuga. 3, 2, 1, niente, non fai fuga, ti attacco. Ah, ma lei è confident perché ha altri due Pokémon. Mo caccia un leggendario, vogliamo vedere? Tra l'altro ho letto che alla Torre Lotta i Pokémon sono con una buona spread delle EV. Delle EV voglio dire, le EV al 31. E sono con un set buono, quindi quando se volete affrontare la Torre Lotta, ragazzi, preparate un team buono che vi aprono. Però alla fine è andata bene. Ma che fai? Se tu mi attacchi, che faccio? I Pokémon si trovano dappertutto, che cosa hanno mai di speciale? Chi ne perde qualcuno dovrebbe smettere di frignare e catturarne altri. Mi guardo intorno perché dico questo è senza speranze. Le persone normali come te non possono capire i piani grandiosi del Team Galassia. Ora che ci penso, non so nemmeno io cosa stia succedendo. Vabbè. Cocce di rapa. Appena si evolve Turtwig in Grotol, cambio. La nostra missione è fare tutto il possibile affinché il nostro capo realizzi un nuovo mondo. Il tuo capo vuole realizzare un nuovo mondo, ma... Tu sei un po' deperito, dovresti mangiare un po' di carboidrati. Almeno metti un po' di ciccia su quelle guanciotte secche scavate. Abbiamo un Pokémon tipo psico. Oddio, un attacco buio tipo morso di Luxio sarebbe buono. Cinesi, quindi copia la modifica alle... No, quello è Psikamisu, che copia la modifica alle statistiche. La precisione, cinesi diminuiva la precisione? Ah, e a mica me lo ricordavo io cinesi, chi cavolo se la ricorda mai? Dunque, Anasia è KO, quindi non posso assolutamente metterla in battaglia. Nugua non si evolve a 16, al 18, se no, o 17 o 18. Mettiamo un po' davanti, vabbè, sì, Hakti a sto punto, dai. Aspettiamo che Nugua si evolva. E dunque, ma qui stiamo tutti quanti... belli in famiglia, scusami, che problema c'è? Ma che gli ha preso il Team Galassia? Perché prendo i nostri Pokémon? Cosa stanno architettando? Mi scusasse, signorina. Ti serve qualcosa? Domanda sciocca, lo so cosa vuoi. Vuoi liberare i Pokémon, eh? Beh, puoi continuare a sognare. Ma avvisami! Certo però che Giovia potrebbe lanciare una nuova moda con quella parte, con quella coscia scossata, con un, non so, un qualcosa attorno, non lo so, è una moda un po' strana sinceramente. No, però secondo me qualche stilista se lo facesse venderebbe bene, Che insolenza, allora beccati questo poppante. Magari un doppiaggio audio per qualche frase in Pokémon sarebbe una cosa che mi beccherebbe involentieri dopo 25 anni di onorata carriera. Anche se non è quello molto. Anche se non è essenziale, ecco. Manta Skantank! Oh! Neanche Stanky, ma Skantank proprio! L'evoluzione! Entra con un peto assordante.
rabbia, no? Quando faccio un po' da raggio. È un tank. Oddio, però potrebbe avere un attacco fisico. No, non è ancora di bollaraggio. Urlo rabbia è una solo speciale. E diminuisce il mio attacco speciale. A sto punto tanto vale che faccio ferro artiglio beccata. Però ha scoppio. E quando scoppia potrebbe fare danno se colpita da un attacco fisico. Sì, faccio di più, cavolo. Perfetto, perfetto, siamo a cavallo. Più o meno. Però con l'attacco aumentato e lei che diminuisce solo quello speciale, direi che va bene. Se mi aumenta ancora di uno l'attacco fisico... No, però mi curo. Molto importante stare attenti in questi casi. La super ci voleva. Vabbè, oramai ho capito qual è. Non ho più attacco speciale, sì. Sto a meno 4, a quanto sto? Dai, però più veloce. Quindi direi che è fatta. Ok, più rabbia. Andata. Ma dai! Mi sono fatto un attimino un conto mentale, ma se fa veleno gas... Non serve. Era l'ultimo, vero? Mugol 17. Maledizione! Cosa? Maledizione? Boia! Ma sì! Ma subito! Wow! Si setta con maledizione che va a bordello proprio! Perdere contro un poppante. La sbarataggine mi è costata cara. Sì. Beh, sei davvero forte. Ma è lo stesso. La nostra ricerca ufficiale sulle statue dei Pokémon è finita. Martes ha raccolto energia dall'impianto turbine. Ad ogni modo, lascia che ti sveli un segreto. Il nostro capo sta indagando sui miti riguardanti i Pokémon antichi. Quella forza dei Pokémon leggendari prenderà il controllo della regione di Sinnoh. Ti suggerisco di tenerti alla larga dalle faccende del Team Galassia d'ora in poi. Questo è l'ultimo avvertimento. Ho riavuto il mio Clefairy, ed è tutto merito tuo. Ma quel Team Galassia ha detto Clefairy è un Pokémon venuto dallo spazio, daccelo subito. Non capisco il loro ragionamento. Mi sembrano loro quelli venuti dallo spazio. Ad ogni modo se ne sono andati, grazie di cuore. Non posso ringraziarti come meriti ora, ma passa al mio negozio di bici, ok? E ci sto, sai, una bicicletta non mi dispiacerebbe. È tornata la pace e qua hanno lasciato aperti i loro contatti su Facebook. Magari andiamo a scrivere un post ironico XD Team Galassia fa schifo, haha. Faccina che ride, faccina che ride. Oh, e allora... Ma vi immaginate, taglio non si poteva usare se il Pokémon era esausto una volta? Rimanevamo intrappolati qui dentro. Bene, siamo fuori. Curiamo i Pokémon. Anzi, sapete cosa? Ah, questa è la casa dell'Esploro Kit. Va bene, adesso facciamo anche un salto lì con l'Esploro Kit. Tanto c'è ancora tempo. Oddio, veramente sarebbe da dedicare un episodio intero per i sotterranei, eh? Vieni con me, scegli la bicicletta che più ti aggrada. Che colore la vuoi? Con le ruote rotonde e non poligonali, magari. Che colore la vuoi? Blu, rossa, gialla o verde? Nera, rossa, dai. Splendido! Un rosso ardente come le fiamme di un Charmander. È un colore che ti si addice. Perfetto. È un modello nuovissimo, quindi ti leggerò il libretto di istruzioni. Premi il pulsante B per cambiare marcia. In prima non vai molto veloce, ma la bicicletta risulterà più facile da controllare. Quando vuoi andare al massimo invece metti la seconda. In seconda potrai anche scalare le salite altrimenti insormontabili prima. E adesso monta in sella e divertiti a sfrecciare sulle strade della città e sui percorsi. Con la luce accesa perché è ovvio. Oh, carino il modello, mi ricorda quello dei primi Sketch Pokémon. Puoi salire in bicicletta accedendo alla tasca degli strumenti in base della borsa. Cambia la marcia con il pulsante B per andare più veloce.
Ma scusa, mi posso selezionarla? Ah, pulsante più, ok. Ah, ok, per sbaglio ho parlato con la signorina che mi ha dato l'applicazione per l'amicizia, ok. No, stavo un attimo controllando lo schermo di qua, non me ne sono accorto, ma meglio così, perché non mi ricordavo assolutamente che era lei che dava qualcosa in più per i Pokécron, meglio così. In effetti sì, bisognerebbe parlare un po' con tutti. Però prima di concludere l'episodio, 5 minuti con l'Esplorokit io li sprecherei, tra virgolette sprecare. Io vengo da Mineropoli, lavoro al museo minerario, l'esperto dei sotterranei mi ha insegnato a trovare bili e tesori. Prima di mettermi a scavare ti darò qualche consiglio, mentre scavi ti capiterà di trovare delle rocce scure. Sono molto dure, se le colpisci troppo la parete crollerà. Soltanto diventerai anche tu uno scavatore di tesori prima categoria. Grazie. I grandi sotterranei sono enormi, ci sarà da divertirsi, yeah. Sono io, sono il primo ad essere stato nei grandi sotterranei a scavare cunicoli. Puoi chiamarmi l'esperto dei sotterranei, mi chiamano tutti così. Ti voglio regalare una cosa, fanne buon uso, ma non dirlo alla nonna. Hai ottenuto l'Esplorokit. Ok, dammi le istruzioni, coraggio, seguimi. Questa barbetta indica che ho la voce molto anziana. Per prima cosa vai nei grandi sotterranei, è molto semplice, basta usare l'Esplorokit mentre sei all'esterno. Dentro gli edifici o nelle grotte non funziona. Forza, fai subito un tentativo. Vai in automatico. Ciao Link! È la prima volta che vieni qui? Allora benvenuto nei grandi sotterranei di Sinnoh. Che casualità trovarci proprio in questo punto. Ti trovi nell'enorme complesso di grotte nel sottosuolo di Sinnoh? Cosa ci faccio in un posto così grande? È un po' difficile da spiegare. Vedi, qui sotto puoi fare quello che ti pare. Ad esempio puoi scavare in cerca di tesori o creare una base segreta. Dovresti parlare con l'esperto dei sotterranei e Evopoli se vuoi saperne di più. E ricorda, quando vuoi tornare in superficie, premi Y. Ora devo lasciarti, ci si vede in giro. Ah, tu già hai finito? Ok. Dunque, com'è che si vedevano? Dovrebbe essere qui. Ecco qua. Non mi ricordo come si vedevano per vedere dove luccicava. Qui non so come si faccia. C'è un appunto nascosto nell'Explorer Kit. Ecco come cercare tesori e bilie. Ho messo un martello e una piccozza. Usali per estrarre tesori nascosti all'interno delle pareti rocciose. Va bene. Due oggetti rilevati all'interno della parete. Ok. Qui c'è il martello. Ok, attenzione. Ok, ho trovato qualcosa. Ah, qui ci va. Martello. Ok, qua nulla. Ok, qua. Trovata. Posto. Hai trovato tutto. Biglia verde L e biglia prisma S. Ah. Iniziamo bene, dai. Ok, vai. Proviamo anche questa. Oh. No, non sono oggetti quelli. Mi sembra che si possano trovare dei Diglett, se non sbaglio. Ok, prendiamo con questo. E quei Diglett danno dei bonus. Mi pare, se trovi 40. Accidenti. Ti dà un bonus, ma non so di preciso cosa. Ok. Non troverò tutto. Cacchio. Vabbè, due bile, dai. La parete è crollata. Bile verde S e bile verde S. Qui si possono anche trovare fossili, a dire il vero. Ah, antro delle falde acquifere. Bello. Ah. Quindi questi qui sono degli snodi che permettono di vedere dei posti particolari. Aiuto, un bidufo mi rincorre, che paura. Carinissimo. Ah, quindi lì me lo segna. Anche se credo che cambi ogni volta che vai nei sotterranei, hanno punti diversi ogni volta, credo. O forse no. Qua acqua e roccia, ok, carino. Ok, più una pianura rocciosa. Ecco, questo qui è un Diglett. E ti dà un punto che non ho ben capito a dire il vero perché non è che mi vado a spoilerare troppo. Non ho ben capito cosa fa, ma potrebbe appunto servire. Dunque, questo qui è un doppio snodo. Hanno due.
Ok, due tipi di Pokémon, veleno e... Aspetta un po', ma era una Pokéball quella? Sì, ci sono anche oggetti. Grande fungo, ok. Lì c'è una stanza più grande che voglio provare a vedere. Però quei punti energia che accumuliamo svaniscono se torni in superficie. Quindi... Oh, questi valgono 3, e beh. Allora, voglio un attimino riprovare con l'Exploro Kit, vai. Ok, eccolo qui. Oh, cos'è? Non ne ho idea. Ok, Prisma. Ah, sto andando male. Ok. Vabbè, comunque sia, tre oggetti buoni mi sa che l'ho trovati. Dunque, biglia prisma, coccio blu e... Oh, un tesoro, uno scrigno grazioso. Lo scrigno comincia a brillare. L'astuto di Gliscor. Ok. Mi sa che la stanza grande è una base segreta, vero? No, caverna del lago. Una stanza. Oh mio Dio, attenzione, paura. No, è solo più grande, ci sono più Pokémon. Ok, ho capito. Torna in superficie, ok. Bella comunque sia, molto bella la zona sotterranea, davvero molto bella. Ok, eccoti la ricompensa, una biglia rossa S. Ok, blu e verde anche. Ci sono Pokémon che non si vedono da queste parti. Incontrare un esemplare raro è 100 volte più divertente. Non esitare a fare domande. Mi farò domande, ma nel prossimo episodio magari. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Pokémon Diamante Lucente. Nel prossimo episodio percorreremo la pista ciclabile e affronteremo una grotta inusuale. In descrizione, come sempre, trovate il link per Instagram e Telegram dove pubblico gli aggiornamenti. Se non siete iscritti al canale, perché non vi iscrivete, tanto è gratis. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!